E questa è la pagina di storia odierna. Adesso vogliamo cambiare del tutto argomento perché ci vogliamo concentrare su una ricerca importante sul legame tra disabilità e povertà. Nello specifico ne vogliamo parlare con il direttore di CBM Italia, che appunto è l'ente autore di questa ricerca di cui stiamo per parlare, Massimo Maggio, che è collegato con noi tramite Skype. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno alle telespettatrici, ai telespettatori e un grazie per questo invito. Era dovere chiamarvi, visto che si tratta tra l'altro della prima ricerca in assoluto riguardo al rapporto tra questi due parametri, insieme con la Fondazione Zancan, che non ha nemmeno bisogno di essere presentata come appunto autorevolezza. Direttore, allora noi giustamente siamo abituati da tempo anche a vedere i portatori di disabilità come risorsa, mentre la povertà è difficile, salvo la visione francescana, potremmo dire, considerarla una risorsa a livello sociale. Quindi come mettiamo insieme questi due elementi? Quali sono le ombre e le luci della vostra ricerca? Ma le mettiamo insieme perché nascono un po' dalla nostra esperienza. Noi siamo un'organizzazione umanitaria che opera dal 1908 nei paesi del sud del mondo e dal 2019 ci concentriamo il nostro intervento anche in Italia. E noi nei paesi del sud del mondo, fin dal 1908, abbiamo scoperto, abbiamo vissuto e viviamo tutti i giorni questa connessione che esiste fra povertà e disabilità, disabilità e disabilità e povertà. Un nesso forte che nasce proprio dal fatto che la povertà nei paesi del sud del mondo, soprattutto la povertà, è molto forte. I dati nuovi, che sono decisamente recenti, dell'Istat, raccontano che in Italia 5,6 milioni di persone residenti in Italia vivono in povertà assoluta, è circa il 10% della popolazione. Allora noi ci siamo chiesti, anche se le evidenze del nostro lavoro di tutti i giorni ci dicono che esiste questo legame fra povertà e disabilità, ci siamo chiesti, ma proviamo a studiarlo meglio perché in Italia non esistono delle ricerche sistematiche su questo tema. Allora abbiamo coinvolto la Fondazione Zancan, che come ha detto lei, non serve raccontare l'autorevolezza della Fondazione Zancan, che è un centro studi di carattere sociale molto importante in Italia, e insieme ci siamo messi in ascolto. Io direi che questo è l'aspetto principale. Ci siamo messi in ascolto, non è stata solo una mera ricerca, ma è stato decisamente un ascolto. Un ascolto perché? Perché la ricerca si è confezionata, si è realizzata attraverso un approccio da una parte quantitativo e da una parte qualitativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quantitativamente abbiamo scoperto i numeri attraverso un questionario, mentre qualitativamente che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle interviste a tante persone, a tante famiglie che vivono la condizione di disabilità in un contesto di disagio economico. Invito tutti se posso dirlo, invito tutti ad andare nel nostro sito che è cbmitalia.org per cercare la ricerca e soprattutto, lasciatemelo dire, per cercare questo aspetto qualitativo di cui parlavo, per ricercare quelle che sono state le risposte da parte delle persone con disabilità e delle famiglie con persone con disabilità. Sì, direttore, provando a dare anche qualche numero a proposito di questo rapporto, come lo definiva lei, anche di questo parallelismo, potremmo definirlo in questo modo, sono numeri che fanno pensare, provo a citarne qualcuno, quasi un disabile su tre non ha avuto soldi nell'ultimo anno per le spese mediche, o ancora 9 su 10 hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di invalidità civile, oppure altri dati relativi ovviamente anche al titolo di studio di queste persone. L'intervista qualitativa, che è affiancata ovviamente a quella quantitativa, allora quale condizione fa emergere? Quale spaccato della società civile? Gli spaccati e le grandi evidenze che sono nate da questa rivista sono fondamentalmente quattro, io direi. La prima è che le persone con disabilità, le famiglie con disabilità che vivono
disagio economico, percepiscono e vivono una condizione di isolamento sociale. Si basti pensare che circa nel 70% dei casi è privo di quella rete amicale che consente anche una qualità di vita migliore, che nel 55% dei casi non partecipa ad associazione di supporto alla disabilità. Ecco, questo disagio, chiamiamola questa condizione di isolamento sociale, è una condizione che si evidenzia ancora di più nel momento in cui esiste un basso livello educativo. Perché questo? Perché le famiglie non vengono a conoscenza di quelli che sono le strutture piuttosto che i servizi che comunque ci sono. E poi non solo, ma non c'è una consapevolezza di quelli che sono i diritti sanciti dalla Convenzione dei diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, che sono legge in Italia. Allora che cosa ci porta a dire questa prima evidenza? Ci porta a dire fondamentalmente che è necessario sviluppare quella che è la cultura dell'inclusione. Una cultura dell'inclusione che vuol dire convivenza, non che io includo te, ma di convivenza, e quindi sviluppare questa cultura dell'inclusione, che è uno dei punti forti e importanti del nostro intervento in Italia. Sì, in effetti stiamo vedendo il sito internet all'interno del quale è possibile anche visionare in intero questo rapporto, che noi stiamo riassumendo per sommi capi, però ovviamente ci sono tante evidenze che possono essere consultate ovviamente sul portale che state vedendo, Maria Pia. All'interno poi c'è appunto ricerca CBM Zancan. Prima di chiudere volevo chiedere al nostro gentile interlocutore quali sono gli aspetti più sorprendenti secondo lei che nel futuro ci fanno sperare che appunto la vostra opera comunque sia stata utile. Ma secondo me, se io dovessi fare una sintesi della sintesi della sintesi della ricerca, direi la persona al centro. Ecco, io credo che la persona con disabilità e le famiglie di persone che hanno persone con disabilità appunto in famiglia devono avere la centralità della persona. Che cosa vuol dire? Vuol dire, ad esempio, riconoscere quello che è il valore della persona. Noi una cosa bellissima che abbiamo riscontrato nella ricerca è il protagonismo delle persone con disabilità, delle famiglie con persone con disabilità. Si mettono a servizio degli altri. Quindi questa è una strada, diciamo, ormai intrapresa, e per fortuna sarà sempre più ampia questa strada, coinvolgerà sempre più persone e istituzioni, secondo lei? Ce lo auguriamo, il nostro lavoro sta proprio in questo, nello sviluppare questa cultura dell'inclusione, una cultura dell'inclusione che deve partire fin dai primi anni, io direi. Ecco perché, ad esempio, abbiamo lanciato un progetto che si chiama Cambiamo Sguardo, un progetto che coinvolge le scuole, dalle scuole, io sono un po' vecchietto, quindi dall'asilo, adesso si chiamano in un altro modo, dall'asilo fino alle superiori. Bene, direttore, allora noi la ringraziamo per essere stato con noi, abbiamo visto anche il sito internet, magari chiedo alla regia di farlo rivedere, cbmitalia.org, per leggere un po' nel dettaglio i macro dati che abbiamo voluto offrire questa mattina relativamente a questo studio davvero molto molto importante che ci coinvolge tutti. Grazie, grazie direttore. E aggiungiamo anche grazie gli auguri per le feste a tutti voi. Grazie, grazie a voi davvero, un saluto a tutti ancora. Grazie, grazie ancora al direttore di CBM Italia, ora ci fermiamo per la pubblicità.